Buongiorno a tutti amici, io volevo iniziare a raccontarvi qualcosa di dove siamo, perché no, perché, ma stanno tagliando il prato, non sentite? Siamo a Lake Bakery Resort, è un resort tipico della Florida, sembra. È bellissimo, poi vi porterò a fare un giro fuori con le casette tutte uguali. È un po' inquietante, ieri sera infatti stavamo parlando che sembra finto, sembra di venire agli Universal Studios, invece no, qua la gente ci vive veramente. Quindi oggi prima giornata qua a Orlando e non andremo ai parchi, non so cosa faremo un giro, Disney Springs, Florida Mall, non lo so, vedremo e vedrete. A dopo. Brava. La cosa più importante è buono. E adesso abbiamo preso un po' di tutto. Cosa abbiamo preso? Il cupcake, sì. Picco? Al cioccolato. Poi non so, vedremo. Allora adesso andiamo a Disney Springs, che era Downtown Disney e da 4-5 anni la stanno trasformando in qualcosa di molto, molto più bello, molto più emozionante, e adesso andremo a vedere. I primi di gennaio e ci sono 32 gradi, caldo pazzesco stamattina. Con questo caldo fa un po' strano, noi non siamo certamente abituati. Eccoci al negozio Coca-Cola. Secondo piano, incredibile, tutte bottiglie. Bottiglie. Terzo piano. Sta, sarebbe bello andarci. Ah, quello di Parigi. Sì. Sì, è vero. Ladies and gentlemen. Praticamente Disney Springs cos'è? Un posto immenso, un parcheggio gratuito e vieni a spendere gli ultimi soldi che hai. Gli ultimi? No, noi invece siamo venuti il primo giorno così, ce li preghiamo tutti. No, adesso negozi, roba da mangiare, tanta roba da mangiare, tanti merchandising, e penso che adesso andremo a mangiare al Smokehouse o qualcosa del genere, vedremo. Buono? Vedremo. Hamburger fantastico alla, come si chiama? House of Blues. Buonissimo, $20.
L'unico problema del paninazzo BBQ è che dopo un quarto d'ora cala molto la palpebra, ecco. Problemino mica da poco. Allora, quella che vedete qua dietro è una macchina anfibia che si può noleggiare per $125, vi porta in giro nel lago qua dietro per soli 25 minuti, però è un'esperienza che vale, ma noi non la faremo. Se avete ancora voglia e fame, qua nel ristorante dove ci sono i dinosauri, non so se li si possono mangiare o meno, però ci sono. Disney è il più grande negozio Disney Store del mondo. Voglio un vestito da principessa anch'io, non posso? Cos'è che facciamo quando arriviamo a casa? Facciamo il bagno in piscina! Disney Guest, pagando mi sembra $39, puoi accedere a un sacco di videogiochi, diciamo così, la classica sala giochi. Puoi giocare quanto vuoi, ovviamente, perché con quello che paghi ci mancherebbe, ma sono videogiochi troppo strani, troppo belli. Io non sono mai entrato, però potete vedere qualche video su YouTube di chi c'è andato, e veramente a chi piace sicuramente merita, ecco. Nota positiva della giornata, fa un c***o di caldo, cioè è impossibile veramente, è un caldo insolito anche per loro. Oggi ha fatto 30 gradi mi sembra, vero? Dicono che faccia freddo, boh, bah, non lo so. Cosa sai from my soul?